Vengo alla seconda domanda. Come è cambiato il mio mondo del vino? Allora, devi sapere che quasi subito dopo l'uscita dell'invenzione, c'è stato una specie di periodo nel quale non riuscivo neanche ad aprirla, non riuscivo neanche a guardare il libro, perché succede sempre così, nelle prime settimane dopo che viene consegnato dalla tipografia non riesco proprio neanche a toccarlo, un libro che abbiamo fatto, per come non riesco a reagire in maniera corretta, sana al lavoro che è stato fatto. La scrittura per me continua a restare un impegno molto gravoso, molto pesante, molto doloroso. E il mondo è cambiato quasi subito dopo l'uscita dell'invenzione. Passato questo periodo interlocutorio, mi sono accorto che l'invenzione aveva completato un percorso, no? E quindi in qualche modo non potevo non guardare oltre, perché completando quel percorso aveva appena aperto una porta. Questa porta, come ho detto anche in altre occasioni, è la porta della sensorialità. Quindi, con l'invenzione, con la svolta nella mia vita di osservatore del vino, della nascita dell'invenzione, mi sono accorto che era necessario spostare sempre di più l'attenzione dal vino alla persona. E quindi mi sono accorto che col passare degli anni mi sono sempre più dedicato a come le persone sentono e a come descrivono il vino rispetto a come viene fatto dai produttori. Poi è chiaro, ho visitato cantine, vigneti, soprattutto vigneti, parlato con persone, ascoltato le storie nei viaggi, anche alla sede di Portos, in giro per l'Italia, ho fatto degli eventi coinvolgendo alcuni produttori che per me hanno dei contenuti importanti da raccontare, e quindi non è che mi sono disinteressato da ciò che, per esempio, la tecnica, la vinificazione, per esempio, hanno affrontato negli ultimi anni con queste accelerazioni del riscaldamento globale, per fare un esempio. Però ho sempre più netta la sensazione che se noi ci concentriamo su quello che il produttore fa, il vino che lui fa non lo sentiremo mai davvero. Ecco perché ogni volta che degusto con delle persone, con i produttori presenti, chiedo ai produttori di non dire nulla del vino prima dell'assaggio. Quindi non devono spiegare, non devono raccontare niente prima dell'assaggio, devono lasciare alla persona la libertà di sentire il vino e non di immaginare o di indovinare qualche cosa, no, ma proprio la libertà di cercare quello che sentono e non quello che gli è stato detto. Questa scelta di separare bene i due momenti, l'assaggio e dopo il racconto e la spiegazione, ha portato un grande beneficio alle persone, che quindi sono diventate un po' meno indagatorie nei processi di produzione e probabilmente hanno imparato ad ascoltare meglio prima la propria sensibilità, in modo da allenarla, esercitarla bene, e poi anche ascoltare meglio le cose che gli vengono raccontate dopo. Perché nel momento in cui tu hai già sentito, eventualmente riesci a fare qualche collegamento, ma la sensazione originale che nasce dal rapporto col bicchiere, senza che nessuno ti abbia detto niente, quella rimane intatta dentro di te, non può essere più contraddetta. Questo, cambia la prospettiva, fa crescere le persone. E questo è stato il mio grande impegno, cioè portare un numero sempre più ampio di persone ad avvicinarsi al vino contando sulle proprie forze e non affidandosi alle spiegazioni perché si debba in qualche modo riconoscere un'azione di un produttore nella sensazione che il vino dona. Questo non succede sempre,
Il produttore probabilmente fa un racconto parziale perché non può raccontare tutto, anche perché il tutto sarebbe fatto di mille sfumature, di mille piccole azioni, di aggiustamenti, osservazioni che ogni viticoltore vinificatore, perché come sappiamo la figura è incarnata in due azioni molto importanti, perché per quanto si possa dire che la qualità dell'uva si faccia nel vigneto, poi il vino si fa in cantina e si fa nel senso che non che qualcun altro lo faccia, ma che si fa, si trasforma, nasce e si trasforma in cantina. Quindi noi abbiamo una figura che ha due funzioni molto, molto importanti ed equivalenti. È vero quello che si dice, che da una buona uva può venire fuori un vino pessimo e da una uva mediocre non diventerà mai un'uva mediocre, non diventerà mai un vino buono. Questo non ci sono dubbi, il potenziale del luogo è determinante. Tuttavia, negli ultimi anni si è visto proprio nell'ambito dei produttori sedicenti naturali, dichiaratisi naturali, abbiamo visto una parziale sciatteria nel trattare il vino in cantina e quindi si è assistito a un, se vogliamo, deteriorarsi di quel rapporto tra la forma e la sostanza che invece dovrebbe essere centrale in una bevanda di piacere, una bevanda come il vino che è nutrimento dello spirito e non un nutrimento alimentare. E so che molti produttori hanno riconosciuto questi limiti e stanno imparando, stanno studiando, stanno imparando dai propri colleghi. L'ambito della microbiologia, che forse 10 anni fa nessuno sentiva così impellente, così centrale, è finalmente venuto alla ribalta ed è la prima preoccupazione conoscere che cosa succede durante le fermentazioni da parte del produttore e della produttrice. Ecco, il mio mondo del vino ha, come per tutte le persone, una dinamica e un movimento soggettivo. E da osservatore non mi sono mai posto come obiettivo quello di essere obiettivo, come scopo, come traguardo quello di essere obiettivo. Anzi, più vado avanti, più mi sembra fondamentale dichiarare qual è la propria posizione, sentirsi in qualche modo schierato dalla propria parte, con il proprio gusto, che sicuramente non può essere quello degli altri, ma col passare degli anni può assumere una certa credibilità. Ecco, più ci concentriamo sulla sensorialità, maggiore è la credibilità che noi assumiamo.